Belén Rodríguez è single, non ci sono più dubbi. La showgirl argentina nei giorni scorsi ha confermato la rottura con Andrea Iannone, il motociclista e la modella non stanno più insieme. Una storia durata 2 anni, tra alti e bassi, che non è giunta al lieto fine. Già, proprio nelle settimane in cui il gossip impazzava sulla presunta seconda gravidanza di Belén Rodríguez, ecco la notizia che rompe le uova nel paniere della cronaca rosa: ma quale figlio, bisogna trovare nuovamente con chi farlo un fratellino per Santiago. A dirla tutta, la stessa Rodríguez nelle scorse settimane aveva lasciato intendere di non essere pronta a una seconda maternità. Ho capito che è una cosa che va fatta con una certa maturità, fare un figlio non è un gioco, aveva dichiarato lei. Insomma, campanelli d'allarme sulla sua storia d'amore con Andrea Iannone tutt'altro che funzionante. Negli ultimi giorni, come è inevitabile che sia, la Rodríguez è sotto la luce dei riflettori del mondo del gossip. In tantissimi, infatti, si interrogano se la rottura con Iannone sia dovuta a un nuovo uomo nella vita di Belén o, addirittura, a qualche ritorno di fiamma. Si è vociferato, con più di una certa insistenza, di un possibile flirt con Fabrizio Corona o, addirittura, causa riavvicinamento per Santiago, una probabile cucitura con Stefano De Martino. Eppure, secondo quanto annunciato da lei stessa in occasione della prima puntata di Tu Si Que Vales, programma televisivo tornato in onda sabato 29 settembre su Canale 5, adesso Belén Rodríguez ha le idee chiare sul profilo che debba avere la sua nuova fiamma. Attenzione, un particolare da non sottovalutare, come noto, infatti, Tu Si Que Vales, programma della. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.